Eccoci qua, ci troviamo a Trapani e abbiamo un cuore solitario in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Si chiama Carmelo e ha 43 anni. Ciao Carmelo. Ciao Be. Allora Carmelo, tu sei di Trapani. Sì. Hai 43 anni. Sì. E sei in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Sì. Da quanto tempo è che sei in cerca? Già 8-9 mesi. Da 9 mesi, quindi significa che tu 9 mesi fa eri fidanzato. Sì. Sì. E purtroppo ti sei lasciato. Purtroppo non andavamo d'accordo perché magari... Non era proprio per gelosia. Per gelosia. Infatti tu mi hai raccontato che i problemi erano dovuti alla troppa gelosia. Gelosia ossessiva. Sì, sì. Ti dava dei problemi. Problemi, non potevo uscire. Quando lavoravo, quando mi arrecumbavo un pochettino tardi, mi dicevano tipo una parola volgare che a me. Certo. Non mi piaceva. Certo, perché poi subentrano magari litigi, subentrano le parolacce, quindi. Va bene Carmelo, a che genere di donna siamo interessati? Cioè che donna dobbiamo cercare? Una donna che parte da 30 anni fino a pure a 50 anni, pure, non c'è problema. Quindi l'età dai 30 ai 50? Una donna giusta proprio, che non deve essere proprio ossessiva e gelosa proprio al massimo. Esatto. Vabbè, hai preferenze per quanto riguarda città? Se c'è pure di zone di Trapani è lo stesso, pure c'è di Marsala cose. Quindi vabbè. Da qualsiasi parte? Sì, sì. Preferenze di aspetto fisico ne hai? Normale, che già l'ho visto già abbastanza, abbastanza proprio, troppo grosso. Però mi hai detto che la preferenza sta che la vuoi in linea. Sì, in linea, la coppatura è giusta, ma non deve essere proprio, già una che l'ho vista già mi è abbastanza già... Cioè hai avuto delle brutte esperienze? Brutte esperienze. Ti hanno telefonato donne magari che non... Che erano in linea, erano belle, simpatiche e poi di presenza poi non erano proprio di guardare. Ma come mai? Magari forse sul profilo facevano vedere altre foto? Facevano altre... vedere le foto quando erano giovani. Ok. Fine, tipo... Poi di presenza poi fanno... Trovavi la sorpresa? Sì, sorpresa. Va bene Carmelo, parlaci un po' di te. Io sto per ora solo a casa mia, non sono più con mia madre e vivo da solo, cucinare, c'è tutto il lavoro il agricoltore, quando c'è da lavorare, perché c'è tutto, quando piove non posso più lavorare, devo aspettare che asciuga, non è più come lavorava prima, c'è tanta banne, terra bagnata, non si può lavorare. E devo aspettare. Certo. Io cerco una donna che tra le quali che... Non deve essere proprio, ma vanno soldi da tipo 500 euro come ho detto poco fa, mantenimento, cose, peso figli, perché io mantengo i miei figli, posso mantenere i figli. Cioè, tu sei separato, giusto? Separato, sì. Da quanto tempo è che sei separato? Nel 2009 mi sono separato. Quindi già parecchio tempo? Parecchio 5 tempo. Anni quasi. Parecchio, da 5 anni. Esatto. Quindi proviene da una brutta esperienza? Sì, sì, proprio. E le donne che hai incontrato fino adesso? Niente, no, le donne non sono risultate. Non sono state proprio. Chi ti domanda soldi, chi ti fa soldi, proposte? Hanno fatto i ricarichi, esatto. C'era troppo. Di tutto e di più. Di più. Perfetto. Va bene, Carmelo, dimmi una cosa: il tuo sogno nel cassetto, cioè a quali desideri aspiri nella vita? Cosa ti piacerebbe fare in futuro? Avere una compagnia, stare insieme e stare felice per sempre, non avere più problemi di cercare una donna giusta, quello. Esatto. Questo mi interessa. Amiche telespettatrici, sto parlando io con donne che partono dai 35 e arrivano massimo ai 50, anche 30 va bene? Sì, sì. Dai 30 ai 50. Carmelo è qui, è una persona buona, un lavoratore, è in gamba e sta cercando l'anima gemella, la donna ideale per crearsi un futuro. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che chiamare al numero di telefono che state vedendo sotto nella descrizione del video, quello è il numero di Carmelo, telefonate a quel numero lì e lui risponderà. Carmelo, in questo momento ci sono queste telespettatrici che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancio un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Io cerco una donna seria, non deve prendere in giro le persone, non guardare più, mandare le foto di quando ero giovane e poi di presenza poi fanno altre esperienze. Questo è il mio desiderio.
la donna giusta e seria. Perfetto, ha detto tutto, per cui amiche e telespettatrici, fatevi sentire. Per i cuori solidari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Carmelo. Ciao ciao.